Ferra all'Isola dei Famosi, la scelta Mediaset su Francesco Monte e la droga. L'Isola dei Famosi 2018 scoppia la bufera dopo lo scandalo droga su Francesco Monte. Nel corso della terza puntata in diretta dell'Isola dei Famosi 2018 si è tornato a parlare dello scandalo droga, che ha avuto come protagonista Francesco Monte. Inutile dire che a Mediaset è nata una vera e propria bufera mediatica dopo le affermazioni shock di Avenger, che ha messo nei guai il giovane concorrente del reality show al punto da costringerlo a prendere una drastica decisione sul suo futuro nel cast del reality show di Canale 5. L'addio di Francesco Monte all'Isola dei Famosi. Nel corso della terza diretta dell'Isola dei Famosi di ieri, infatti, abbiamo visto che Alessia Marcuzzi ha comunicato al pubblico di Canale 5 la decisione di Francesco Monte di abbandonare per sempre il cast del reality show, così da poter tornare al più presto in Italia e difendersi dalle accuse che gli sono state mosse dall'Anger. Una scelta che Francesco Monte ha giustificato dicendo che lo fa anche per la sua famiglia e i suoi cari, che sicuramente in questo momento stanno soffrendo dopo le gravi accuse che sono state mosse da Avenger in diretta. Tuttavia gli spettatori dell'Isola dei Famosi si sono meravigliati del fatto che in questo videomessaggio Francesco Monte non abbia smentito ancora una volta ciò che sostiene l'Avenger e ovviamente questa cosa non è passata inosservata. Tuttavia è il momento, la verità dei fatti la scopriremo solo il prossimo martedì quando andrà in onda la nuova puntata dell'Isola dei Famosi, che tra l'altro cambierà a giorno di programmazione passando dal lunedì al martedì sera. La scelta Mediaset dopo lo scandalo droga all'Isola. Ma non è tutto, le indiscrezioni di queste ultime ore rivelano che dietro la scelta di Francesco Monte di abbandonare il cast dell'Isola dei Famosi potrebbe celarsi la decisione Mediaset di squalificare il ragazzo dal reality show dopo la bufera scoppiata in questi giorni. Per evitare di squalificarlo e quindi di mettere ulteriormente nei guai Francesco, si sarebbe optato per il ritiro volontario dall'Isola, anche se in queste ore sono davvero pochissimi coloro che hanno creduto a questa versione dei fatti. In molti, infatti, ritengono che dietro la scelta di Francesco Monte si celino le direttive Mediaset di farlo espellere definitivamente dal reality show di Canale 5, che intanto ieri sera ha segnato il suo record stagionale di ascolti con una media di circa 5 milioni di spettatori e uno share che ha sfiorato il muro del 27% con picchi di oltre il 35% durante l'intervista in studio a Avenger.